Parliamo di carnevale con i maestri Matteo Trotta e Mimmo Guerra. Ci troviamo in uno dei capannoni dove si fanno i carri in cartapesta del carnevale di Manfredonia, o se vogliamo il carnevale sipontino. Ho qui con me il maestro Matteo Trotta. Ci conosciamo ormai da una vita, però in pratica non abbiamo mai parlato su come si fa la cartapesta, quindi facciamo una piccola lezione di cartapesta ai nostri telespettatori e facendo vedere proprio in pratica di che cosa si tratta. Prego maestro. Dunque la cartapesta dobbiamo distinguere, perché questa che facciamo nei capannoni, cioè per i carri, sulle grandi dimensioni ha delle peculiarità che sono diverse dalla cartapesta che io poi realizzo, per esempio facendo manufatti artistici, che sono un'altra dimensione, diciamo. Quindi qui noi realizziamo delle strutture in ferro molto, molto importanti, perché devono sostenere dei pesi notevoli, e quando ci sono i movimenti abbiamo anche dei meccanismi all'interno che andiamo a sviluppare mano a mano a seconda di cosa ci serve. Ecco, questa struttura in pratica, se ci avviciniamo un attimo anche in favore di telecamera, ha un'anima in ferro in pratica. Sì, in pratica noi dentro ci sono addirittura dei ferri importanti che poi potremmo vedere anche, diciamo, purtroppo bisogna calarsi, andare giù. Comunque, questa è l'anima di ferro. Se... Qui c'è un filo di ferro che sostiene, noi stiamo facendo una giacca, gli stiamo dando una forma, per cui abbiamo bisogno del sostegno del ferro sempre. Così come all'interno delle strutture ci sono delle vere e proprie torrette di ferro, che vedi, quella è una, potete già guardare quella lì, quella è una base, diciamo, una base portante di uno dei pezzi che possiamo avere, diciamo, solitamente all'interno di questi pezzi ci sono quelle strutture lì. Sul ferro andiamo a modellarci sempre con dell'altro ferro, però con i tondini che vediamo qui, ci andiamo a fare la modellazione di massima sulle basi portanti di ferro, e poi interveniamo con la carta. Noi usiamo qualunque tipo di carta, oppure per esempio plastica che serve per altre, cioè, siamo sempre alla ricerca di materiali che ci aiutano a fare la modellazione di base. Finita questa fase, ci aiutiamo con la carta gommata, con lo scotch, contrariamente ai vecchi tempi che si faceva tutto con la carta bagnata di colla, e tornavi dopo, andavi a pranzo, tornavi il pomeriggio e trovavi tutto a terra, perché non si sosteneva, perché era pesante. Tu facevi un malloppo di carta e quello te lo trovavi a terra, sì. Quindi era molto, molto più faticoso. Adesso noi usiamo gli scotch, usiamo la carta gommata, che è un validissimo aiuto, e ci diamo queste forme. Questo tipo di lavorazione si chiama cartapesta diretta, perché non è quella della creazione dei calchi, che potremmo fare se non avessimo le ristrettezze di tempo che abbiamo, perché in 25 giorni non si possono fare quei lavori lì, perché diventa complicatissimo. Su questa base poi che cosa ci mettete? Su questa base andiamo con la carta bagnata di colla e si va a modellare ulteriormente con sovrapposizione di carta, facendo degli strati notevoli, perché poi alla fine facciamo dei bei malloppi, per cui la cartapesta assume una forza straordinaria. Più carta ci metti, più forte è, e più può anche resistere per mesi a volte, perché qualche volta anche un mese all'aperto. Questa è la fase successiva, diciamo. Qui stiamo usando della carta che andava al macero, perché erano delle stampe sbagliate. Un amico che c'ha la tipografia ci regala questa roba che dovrebbe andare via, e quindi noi approfittiamo per utilizzarla in un modo proficuo. Ecco, su questa carta poi voi ci mettete il bianco. Poi su questa carta ci aggiungiamo un'altra carta ancora, quella carta marroncino che vedete in giro, è la carta da imballaggio, cioè la carta che si usa per fare i pacchi, che è molto resistente ed è lo strato finale, e poi ci dà una compattezza di colore che a noi serve per vedere bene le forme. Finita quella fase si dà una mano di bianco per preparare il pezzo al colore.
si può mettere una cementite, si può mettere anche una pittura lavabile data bella densa per chiudere anche un po' i pori e ci aiutano poi per la colorazione finale. E quindi il tocco dell'artista dove sta? Nella modellazione, se vogliamo? Credo proprio di sì. Io, diciamo, parto dal ferro, nel senso che mi avvalgo anche di validi fabbriche che stanno con noi, che fanno le strutture, però se tu non dai le forme già dall'inizio, da quando vai a mettere la cabina di ferro e la vai a, diciamo, a modellare con le strutture in ferro per dargli quella plasticità dei movimenti che vuoi dare, e anche lì ci vuole la mano, cioè devi partire da lì. Poi dopo arrivi alla carta, alla fase finale, lì devi fare magari le sembianze, le somiglianze, le espressioni, lì ci vuole ancora sempre quella cosa che hai detto prima, il tocco artistico. Il tocco artistico. Se non ce l'hai, esce fuori qualche brutta cosa. Ecco Matteo, da quanti anni che sei alle prese con il carnevale? Purtroppo sono tantissimi. Abbiamo dimenticato. Io sto cominciando a preoccuparmi perché sono diventati troppi. sono volati via. Sono più di 40 anni. Io avevo 15 anni quando ho cominciato a bazzicare per questi ambienti malsani. Perché poi alla fine li devo chiamare così, perché qui si lavora duro e molte volte non siamo manco apprezzati nella maniera assolutamente giusta. Assolutamente no. Questa è un'altra storia però. Questa è un'altra storia. Va bene, tutto dal capannone del maestro Matteo Trotta, e adesso parliamo anche di gruppi. Siamo con il maestro Mimmo Guerra, ormai amici da una vita. Anche con Mimmo abbiamo fatto tantissime battaglie per il carnevale, abbiamo tante iniziative, tante cose. Sono passati tanti anni e ci ritroviamo ogni anno. Siamo sempre qua, sempre con i soliti problemi, sempre con le solite beghe, magagne, a parlare di questa manifestazione che fa parte del nostro DNA, anche se io dico molte volte, quando noi non ci saremo più, chi lo farà questa? Chi avrà questa passione, questo sacrificio? Poi sarà lasciato a chi avrà la stessa voglia di fare il carnevale, però vedi, senza insegnamento secondo me non ci saranno i ricambi. Il carnevale di Manfredonia nasce anche come gruppi organizzati. Come nasce un gruppo? Cioè, ecco, tutti gli step, quali sono? Noi abbiamo una lunga storia alle spalle, personale, mia, di Maria Principe, che è l'altra creativa, ma insieme a noi c'è Michele Iacoviello, ci sta altra gente che comunque nel carnevale è già da decine di anni. Alla base c'è il fatto che comunque c'è la volontà di fare carnevale. Noi negli anni, sai benissimo, abbiamo fatto delle battaglie, eravamo dei gruppi praticamente privati, ci hanno a un certo punto costretto a fare diventare associazione, forse è stato anche un bene in modo da avere fiscale, per avere anche un riferimento, diciamo, anche di responsabilità e anche di contributi che dovevano essere versati e tutto il resto. Quindi ora siamo associazione, però il problema di fondo è sempre lo stesso: non c'è la volontà politica di far crescere il carnevale. Vabbè, non c'è la volontà politica da parte degli attuali amministratori. Io spero attuali e vecchi e tutto quanto il resto. Diciamo da 20 anni a questa parte sono sempre... la situazione non è cambiata. Cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto non è cambiato. Sono sempre degli slanci momentanei di certe amministrazioni, di certi politici, però non c'è un'organizzazione vera, che comunque è una volontà vera dell'amministrazione, quindi della città, di progredire in questo senso, ecco, qua. Quindi carnevale, più si va avanti, almeno io posso dirlo da carrista, i carristi in qualche maniera hanno ottenuto qualcosa con i capannoni, però non è che finisce lì. Però posso parlare dei gruppi. I gruppi negli anni, anzi quest'anno abbiamo anche altri problemi, perché tre associazioni quest'anno non fanno il carnevale, per vari motivi che sarebbe troppo lungo da raccontare. Però noi che resistiamo, non siamo, diciamo, tutelati, in generale il carnevale non è tutelato a progredire, a farlo crescere, a valorizzarlo e tutto quanto il resto. Quindi i problemi restano sempre sul tavolo.
sul tavolo. Ecco, avviciniamoci al tavolo, Mimmo. Come parte l'idea di fare un gruppo? Questo è il tavolo un po' operativo. Voi fate un disegno del vestito, dell'idea. Abbiamo qualche bozzetto per far vedere. Quindi questi sono dei bozzetti di come dovrebbe venire il tema, il disegno del vestito del gruppo. Sì, dunque, c'è un pazzo come me, come altri, che magari durante l'anno hanno un'idea per cui la sviluppano e creano dei disegni. Questi disegni qua, questi costumi qua, questi bozzetti vengono poi esaminati dai creativi, chiamiamoli così. Maria Principe, diciamo quella che poi è incaricata di trasformarli in costumi veri e propri, perché poi dal passaggio anche i bozzetti subiscono delle modifiche in base poi alle esigenze. Noi teniamo conto di tutto, anche dei costi, anzi soprattutto dei costi, perché noi abbiamo a che fare con ragazzi, sappiamo della crisi e tutto quanto il resto, quindi teniamo sempre i costi moderatamente bassi. Però ci teniamo a fare delle cose, diciamo. Passando dalla parte del bozzetto alla parte pratica, dopo che avete deciso che questo è il bozzetto del gruppo, del vestito. Allora, mettiamo in mano il bozzetto, l'idea, la mettiamo su disegno e la portiamo da una sarta. Da una sarta che è nostra amica, con la quale noi collaboriamo, e man mano. Tecnicamente vi dice come realizzare? No, noi suggeriamo, perché loro, diciamo, in qualche maniera eseguono e magari ci danno dei consigli e tutto quanto il resto, però poi siamo sempre noi quelli che modificano tutto quanto il resto. Anche quando il prototipo arriva qui, praticamente i bozzetti vengono ulteriormente modificati in base sempre ai costi e difficoltà. Cose di spugna sotto che sono? Questi, io mi occupo del discorso cappelli. In pratica che fai con questa spugna? Questo, è la base del cappello. Questo qua è questo cappello qua. E quindi abbiamo tirato fuori per la prima volta un cappello che poi è forato. Forato con queste, diciamo, finestre. Noi dentro ci mettiamo le luci naturalmente. Per cui poi ci saranno sono tutte fasi di lavorazione che implicano la mia opera per quanto riguarda il taglio e l'incollaggio poi fate le prove dei pezzi. Del cappello. Facciamo le prove di tutto. Ecco, poi il cappello viene illuminato. Perché certo, noi abbiamo anche una squadra di elettricisti, cioè ormai le cose sono talmente evolute dalla parte nostra, dalla parte, diciamo, dell'amministrazione, forse queste cose non le sanno neanche, però noi nei vari giri che abbiamo fatto per l'Italia, perché noi abbiamo girato anche altri carnevali, per esempio a Viareggio, quando all'imbrunire abbiamo cominciato a accendere le luci sui nostri cappelli, la gente che era lì è rimasta sbalordita, perché loro non hanno la concezione del gruppo impostato alla nostra maniera, che è una cosa particolarissima e che non trovi in altri posti d'Italia, perché in altri posti d'Italia, questo è tutto un capitolo, in altri posti d'Italia sono gruppi storici, folcloristici, siamo stati anche a Tricarico, dove lì era un incontro di gruppi etnici, cioè l'unico gruppo carnevalesco vero si fa a Manfredonia, come lo intendiamo noi. Però sono evoluzioni che abbiamo negli anni che abbiamo avuto noi, una cosa particolare di Manfredonia, per cui i costumi con le luci addosso, i cappelli con le luci addosso, con questi tipi di particolari e tutto quanto, fatti in pochissimo tempo, è una cosa, cioè, solo nostra. Noi quando ci confrontiamo a parlare a Gaeta, abbiamo sfilato, tipo, quando ci troviamo a parlare con altri organizzatori di altri gruppi, cosa accade? Accade che ci confrontiamo anche come esperienze. Quando vengono a sapere che noi queste cose qua le facciamo in 20 giorni, in 30 giorni, quelli rimangono sbalorditi, perché dice sotto patch, cioè è una cosa che loro non ci credono, cioè, è possibile che voi fate queste cose qua, a questo livello qua. Purtroppo noi lo facciamo perché la voglia è tanta, ma anche l'esperienza conta, noi riusciamo a fare delle cose che in altri posti non esistono. C'è un'impostazione di un laboratorio di cappelli a questa maniera qua, con tavoli,
abbiamo sarte, noi abbiamo tutto, non ci manca nulla. Ecco, Mimmo, adesso andiamo, dopo che abbiamo fatto le prove dei costumi, dopo che abbiamo fatto i cappelli, c'è la parte coreografica, che è un'altra fase sì. della lavorazione di un gruppo. Certo. Lì che cosa fate? Scegliete le musiche e fate la coreografia. Sì. Noi, tra le figure diciamo, principali del gruppo, c'è naturalmente anche la coreografa, cioè quella che poi, con sempre l'aiuto dei nostri DJ, perché noi abbiamo anche DJ che comunque poi portano avanti il discorso della musica, mettono insieme la musica della coreografia, noi la chiamiamo balletto, e quindi poi cominciano le prove. Noi abbiamo fatto una sola prova e i ragazzi sono rimasti entusiasti di come... E dove andate a provare? Vi danno uno spazio? A Luke è stata fatta la prima prova. Vi concedono uno spazio per fare le sì, prove? Sì, sarebbe assurdo farlo. Noi in tempi passati, forse ti ricorderai, le prove le abbiamo fatte anche all'aperto. Al freddo, con i cappotti addosso. Quindi, a proposito di prove... E a proposito di manifestazioni che si possono, diciamo, ripetere, perché è stata fatta una sola volta, le prove generali dei balletti si possono riproporre per Corso Manfredi, in modo che tu crei un'altra manifestazione. Cioè, noi di idee per accogliere gente, creare l'evento, ne abbiamo. Mimmo, permetti però... una digressione. Alla politica non piacciono le idee. No. Per la politica no. Devi ignorare. No. Se ignori va bene, se pensi quindi, va male. Quindi per dire che ci possono essere mille motivi di collaborazione con diciamo chi organizza la manifestazione. Siamo anche capaci di essere pronti a, senza chiedere nulla in cambio, a promuovere la città, il carnevale e tutto quanto il resto. Quindi queste forme di collaborazione possono anche esserci da parte dei gruppi, però in cambio noi dobbiamo avere qualcosa. Non qualcosa, cioè dobbiamo avere il minimo. Ecco, due questi domande, locali. E poi chiudiamo, ecco, sono dire. Incomodato d'uso. Sono incomodato d'uso, però noi... Sono freddi, la prima cosa che abbiamo notato, a parte sono il freddo, ormai ci siamo abituati. Il freddo sono addosso, riscaldati, le mani freddo. Non ne parliamo. Il fatto è che noi non abbiamo durante l'anno, perché per poter fare questo po' di lavoro, occorre programmare. Cioè a noi piace programmare, perché non si può rimanere con un disegnino fino a un mese prima di carnevale senza sapere se si fa, quanto è il montepremi. Sono tutte certezze che noi dobbiamo avere prima in modo da partire prima. I locali ci devono essere dati non prima, perché in un mese queste cose qua noi non ci mettiamo il lenzuolo addosso. Noi, si dice da noi, non facciamo una squarita. L'obiettivo mio è sapere adesso questi bellissimi costumi che sono delle opere d'arte. Finito il carnevale, vanno al macero o i ragazzi rimangono? Oh, allora noi in passato, cioè per dire, noi intanto impostiamo i costumi molte volte col discorso di poterli utilizzare poi nelle sfilate estive, che a Manfredonia è un'altra cosa che ormai non si fa più, però noi andiamo fuori Manfredonia. Ci sono stati anni in cui abbiamo fatto 5-6 uscite durante l'estate, è stata una cosa bellissima perché i ragazzi comunque spendendo dei soldi, Il costume lo sfrutto. E qua andiamo, ci sono costumi che si arriva pure a 70 euro di stoffe solo, per dire. Ho capito. Però ecco, stanno questi lì. Costumi vengono utilizzati dai ragazzi, comunque sono... Sì, noi quando riusciamo a organizzarci, perché molte volte riusciamo ad andare a Putignano, Crispiano, l'estate, ma sono un paio di anni che non stiamo facendo nulla. Però comunque i costumi vengono poi riutilizzati. Quest'anno ci abbiamo anche i cammelli, quindi c'è addosso, cioè stiamo facendo anche delle strutture, ma fatto tutto in pochissimo tempo. E voler fare, proporre, per non fare brutte figure, perché insomma, da noi poi la gente si aspetta, ma le cose non si fanno in 30 giorni. È impossibile impostare un gruppo come si deve in 30 giorni. E questo è il messaggio di Mimmo Guerra per il Carnevale 2016. Allora bene, abbiamo sentito gli amici del gruppo Magica Bula e dalla loro sede, dal loro quartier generale, il sottoscritto vi saluta. E come si dice quando un gruppo deve andare bene? In bocca al lupo, in bocca al lupo, al gruppo. Dovrebbe essere in bocca al lupo, crepi il gruppo. Va bene. Ok.
si presenta innanzitutto Sepp Carnevale, la tradizionale maschera sipontina. Egli è afflitto da una grave malattia, Abendur, ma è vivo e vegeto, è saggio come non mai.